anni 60, perché ormai ho qualche anno, quando il professor Valletta, rappresentante di Fiat, andava a Roma a persuadere gli amministratori della politica nazionale che le ferrovie non servivano più, che le ferrovie rappresentavano il retaggio di un tempo d'antan, cioè di un tempo passato, non riproducibile. E si diceva che gradualmente il trasporto su rotaia dovesse essere sostituito dal trasporto su gomma, la nuova panacea universale. Veniva presentato come la panacea. Poi uno dei temi sensibili, proprio a livello epidermico, era quello di identificare il trasporto su gomma in un paese che aveva assistito alla fine di un'epoca, con la seconda guerra mondiale, come il segno della libertà individuale. E quindi, vedendo nel trasporto su rotaia, l'espressione di una rigidità, di un qualcosa che dovesse in qualche modo limitare non solo la mobilità, ma anche mentalmente, ecco l'aspetto psicoantropologico dell'handicap ferroviario, mentalmente un modo di vedere il territorio, di spostarsi sul territorio, rappresentativo di un handicap. Allora, voi pensate che questo tipo di argomentazione, tecnica e culturale, perché proprio perché faccio l'antropologo, l'aspetto culturale non è mai scindibile, né da quello tecnico né da nient'altro. La cultura in senso antropologico è la mentalità. Chi ha cominciato a vedere a partire dagli anni 50 nella ferrovia il retaggio di quello che era un po' il modus vivendi del periodo della seconda guerra mondiale. Uomini 8, anzi, cavalli 8, uomini 40, c'era scritto sui carri merci. Per cui l'idea del treno si associava agli anni dell'infatuazione per la formica. Erano gli anni in cui c'era una visione della modernizzazione distorta, di un modernismo e di un nuovismo che dovevano essere, anche da un punto di vista psicanalitico, l'espressione della rimozione totale del passato, l'espressione della rimozione totale delle radici identitarie. E questo ha giocato in misura forte. Le scelte politiche non sono l'espressione di una visione provvidenzialistica, sono il precipitato di una cultura dominante, di una cultura diffusa. La politica è, insieme con tutte le altre attività dell'uomo, un'espressione della cultura dominante. Attraverso gli anni, questa cultura della rimozione del trasporto su rotaia è andata avanti e ha fatto degli adepti. Ha raccolto grandi masse di consenso, soprattutto a livello del decisore politico italiano, senza la capacità di ottimismo e con grande volontà di crescita. Per cui noi abbiamo rischiato di diventare, e siamo diventati, e lo siamo tuttora, un'oasi all'interno dell'Europa occidentale della negatività ferroviaria. Questo è il problema culturale. Il problema culturale precede il problema politico e il problema tecnico. L'handicap ferroviario italiano è un problema prepolitico, è un problema culturale, nato e generato appunto da tutta questa serie di decisori occulti o manifesti che negli anni del dopoguerra hanno contribuito a smantellare la fiducia nella crescita del trasporto ferroviario. Questo è fondamentalmente l'aspetto inquietante. Dicevo, negli altri paesi le cose andavano in una direzione totalmente diversa. Si diceva, oltre oceano, cioè negli Stati Uniti d'America, la dismissione ferroviaria è un fatto del tutto normale. Il trasporto con pullman, il trasporto su gomma è l'elemento. E noi abbiamo in qualche modo scimmiottato l'America soprattutto nelle cose negative, non nelle cose positive. Questo è il punto, perché io ricordo che una delle argomentazioni a sostegno e a supporto
della volontà di abbandono del trasporto ferroviario è stata questa. Allora, questo tipo di ragionamento, questo tipo di argomentazione, che effetti di ricaduta ha prodotto? Ha prodotto la nascita di una cultura del rifiuto, nelle espressioni più avanzate di questo nuovismo modernista cieco e miope, dalle vedute ristrette, e invece nella massa popolare ha prodotto la cultura della rassegnazione e la cultura della resa. Di fronte a una visione di un progressismo giocato soltanto con argomentazioni frivole e del tutto infondate. Questo mi pare che sia l'elemento sul quale dobbiamo concentrare l'attenzione. Questo ha portato alla creazione di quella campagna chiamata di soppressione dei cosiddetti rami secchi, che a partire dagli anni 60 è arrivata come una sorta di rullo compressore a mortificare la volontà di rinascita e di riscoperta del trasporto ferroviario. Venivano redatti lunghi elenchi regione per regione. In Piemonte 2/3 della rete cavuriana avrebbero dovuto essere cancellati, che è la regione che ne aveva di più, e così via. Ma c'era ormai una predisposizione attuata con strumenti di comunicazione che allora non era la televisione, erano altri mezzi. Però certamente il rullo compressore della comunicazione mediatica, ogni epoca ha la propria comunicazione mediatica, non l'abbiamo inventata noi, non l'hanno inventata le televisioni. Gli antichi romani avevano la comunicazione mediatica, il Medioevo, la Chiesa aveva la comunicazione mediatica, attraverso l'iconografia, no? Sacra, eccetera. Ogni epoca, ogni cultura si avvale della propria comunicazione mediatica. Allora questa comunicazione mediatica ha colto nel segno, ha creato la sfiducia, disinteresse e rifiuto nei confronti del trasporto ferroviario, facendolo passare come lento, superato, sporco, fuori dai tempi, quindi anacronistico, fuori dalla storia. Mentre gli altri paesi con noi confinati andavano esattamente nella direzione opposta. Non voglio evocare l'immagine della Confederazione Elvetica, dove da sempre, ancora oggi, il treno rappresenta un oggetto di culto. Ma i paesi più vasti, come la Francia, eccetera, puntavano su una valorizzazione del trasporto ferroviario giocato con gli strumenti della tecnologia. In Italia gli stanziamenti a favore del trasporto su rotaia sono stati ridotti drasticamente. Allora il treno è invecchiato, ma l'invecchiamento è un atto fisiologico che interessa le persone e le cose. Ecco perché nell'italiano medio si è insinuata questa idea del treno come non adeguato a contrastare una nascente, vero, visione del trasporto su gomma vista come la panacea universale di tutti i mali, come l'araba fenice che sorge dalle ceneri ed è in grado di rispondere alle domande trasportistiche della collettività nazionale. Da una parte gli stanziamenti a favore delle ferrovie diminuivano in maniera sensibile. Del tutto gli aggiornamenti tecnologici cominciavano a fare delle ferrovie un mezzo non più sicuro, e non possiamo dimenticare la successione di catastrofi ferroviarie che si sono verificate a partire dagli anni 60 fino agli anni 80, prima tra tutti la strage di Voghera con 65 morti in stazione di Voghera. Tutte le volte che io passo, sono passato di qui, di là, da Voghera ieri per arrivare qui, mi viene sempre alla mente quei corpi straziati che abbiamo visto nelle prime immagini televisive che allora circolavano. Non c'erano i sistemi di sicurezza. Qualunque sistema di trasporto, se non viene adeguatamente sovvenzionato, se non viene adeguatamente finanziato, se non viene adeguatamente portato a rispondere a quelle che sono le nuove tecnologie, è destinato a involvere, è destinato a diventare insicuro e inadeguato. Mentre dall'altra parte la spinta verso un sistema autostradale, che certamente ci voleva, in un'Italia così caratterizzata da una montuosità, dove i collegamenti, e qui la penisola, trasversali sono pressoché inesistenti, per cui andare dal Tirreno all'Adriatico ancora oggi
rappresenta una sorta di passaggio al nord-ovest, rappresenta una sorta di impresa, rappresenta un qualcosa che è del tutto anacronistico in un paese che si considera all'altezza delle grandi potenze, ma con una volontà di potenza che a confronto di quella che è la realtà effettuale viene meno. Se i collegamenti dalla Toscana alle Marche, dal Lazio all'Abruzzo, sono quelli di 40 anni fa e io conservo ancora i vecchi orari ferroviari, facendo la comparazione alla mano tra i tempi di percorrenza, dei tempi della trazione a vapore e quelli di oggi, vediamo che i tempi si sono allungati. Altro che Freccia Bianca, Milano-Venezia. Il vecchio treno a vapore rapido R90 che lasciava Milano Centrale e raggiungeva Venezia senza fermate intermedie aveva un tempo di percorrenza di 5 minuti inferiore a quello dell'attuale Freccia Bianca. E quando si pensa alla locomotiva a vapore si usa l'espressione vaporiera in senso dispregiativo, no? Come sinonimo della lentezza, come la quintessenza della lentezza, come il totem della lentezza. Allora impariamo a conoscere. Ecco, la conoscenza, un altro grande deficit della nostra realtà nazionale. Tutti gli italiani sanno tutto dell'automobile, sanno tutto dei mezzi di trasporto, ma non sanno niente del treno. Se voi andate nei paesi d'oltralpe voi trovate un'offerta di pubblicazione aggiornate, ma non per un elettorato di nicchia, non per una utenza di nicchia, ma per un'utenza generalizzata. Il viaggiatore medio delle ferrovie francesi, svizzere, austriache, germaniche sa quasi tutto del treno, mentre i nostri viaggiatori sono delle anime morte, gogolianamente intese, che girano i disorientati nelle stazioni e dove le aziende di trasporto ferroviario non fanno niente per favorire la crescita della conoscenza. Dove non c'è conoscenza, cosa c'è? C'è la rassegnazione. Allora la gente parte dal presupposto che il treno debba essere sempre in ritardo, non sa prendere le coincidenze, non sai la composizione dei convogli, dove sono le vetture prenotate, per cui assisti a scene incredibili, kafkiane, di gente, di anziani che corrono con bagagli pesanti da una parte all'altra e perdono il treno. Oppure se sono sul treno, mi è capitato più volte, non riescono a scendere perché le porte sono rotte. Allora, qui è giusto parlare di economizzazione dei costi, di riduzione dei costi, fondamentale, ma la riduzione dei costi è positiva proprio perché deve favorire la funzionalità, l'efficienza e l'efficacia. La semplice riduzione dei costi, dei tagli, non può essere l'apertura della stura all'inefficienza tecnica, al fatto che non ci debba essere più manutenzione, perché la mancanza di manutenzione produce dei servizi che tutti noi conosciamo. Negli altri paesi d'oltralpe con i quali mi confronto c'è stato sì una drastica ottimizzazione dei costi, ma in parallelo con un miglioramento dei servizi, per cui so esattamente io sul marciapiede qual è la vettura sulla quale devo salire.